Buon pomeriggio a tutti i presenti, un calorosissimo benvenuto e un grazie di cuore a ciascuno per aver voluto essere qui questa sera. La presenza di un pubblico così numeroso in quella che è la prima lettura dal vivo per noi in uno spazio pubblico e cittadino come questo è già motivo, direi, di conforto e anzi conferma del fatto che lo spirito che anima questa iniziativa è stato compreso e accolto, direi. Assisteremo alla lettura pubblica di Passi scelti, come sapete, di una commedia di Aristofane, Le donne al Parlamento. È un'iniziativa questa che nasce in seno a una cornice europea, quella del Festival Européen Latin Grec, e che a Bologna prende corpo da alcuni anni grazie alla collaborazione che l'Università di Bologna ha coltivato nel tempo con i protagonisti di questo progetto. Il Comune di Bologna, innanzitutto, i due licei classici cittadini, il Liceo Galvani e il Liceo Minghetti, l'Associazione Italiana di Cultura Classica e il cluster internazionale The Past for the Present, che in particolare coinvolge le università di Monaco e di Varsavia. Dunque, da un dialogo, dicevo, fruttuoso, sicuramente virtuoso, tra la città e l'università, nasce quello che ascolteremo questa sera. Quindi innanzitutto il saluto di tutti noi va a chi rappresenta l'università questa sera. Siamo ospiti del Comune di Bologna, siamo in Palazzo d'Accursio e quindi il ringraziamento va naturalmente per la collaborazione, per l'ospitalità al Comune di Bologna. E la lettura di questa sera è, come dicevo, una iniziativa dell'Università di Bologna che questa sera è rappresentata dalla professoressa Maria Letizia Guerra, delegata del magnifico rettore per l'impegno pubblico. E quindi mi fa molto piacere invitarla a dirci qualche parola in apertura. L'impegno pubblico. Una lettura pubblica. Diciamo che il pubblico è decisamente protagonista. Sono molto contenta di essere qua a celebrare l'impegno dei colleghi del Dipartimento di Filologia Classica Italianistica, un dipartimento di eccellenza per ben due edizioni. Vi dirà poco, ma eccellenza è una parola abbastanza importante nel panorama nazionale. L'impegno di docenti che non solo divulgano, ma coinvolgono colleghi di altre università fuori anche d'Italia e gli studenti dei licei classici, perché li coinvolgono? Perché fanno sì che si attivi una circolarità virtuosa nella competenza e conoscenza della cultura classica. Però poi vi dico anche una cosa personale. Io da anni, non so perché, sono la matematica, faccio la matematica, mi guadagno da vivere con la matematica, vengo invitata a colloquiare con genitori delle scuole medie per convincerli che bisogna andare a studiare al liceo classico, no? Vi sembrerà. Cerco di spiegarvi perché ci credo così tanto. Io quando spiego la matematica dico sempre ai ragazzi che sì, va bene qualche numero, qualche variabile, ma poi c'è insomma tutto quello che è l'inferenza logica, no? Quindi il ragionamento, l'induzione, la deduzione, quella roba là che è bellissima, che quando studi la geometria euclidea e devi passare da un'ipotesi a una tesi e costruirci sopra un qualcosa di bellissimo che è il ragionamento, tu stai facendo problem solving, cioè quella cosa che ti chiedono in giro. Adesso se voi andate alle 10 competenze indispensabili per chi deve affrontare il mondo del lavoro, c'è sempre complex problem solving, ma che cos'è quella roba là se non passare da un'ipotesi a una tesi seguendo quello che dicevano gli antichi greci e poi chi li ha seguiti. E quindi sto lì sempre, no, a cercare di convincere persone attorno a me che quando affrontano un testo, lì dentro è pieno di quella cosa lì, quando lo traducono, lo interpretano. Io non sono esperta, sia ben chiaro, però l'ho capita quella cosa là, da povera matematica. E allora c'è una cosa personale che bisogna che vi racconti. Ho una nipotina che fa la terza media. Non eccelle negli studi, facciamo così, no? Cioè, oddio, così, passa inosservata. Arriva il momento, sapete, no, di recente, di scegliere la scuola superiore. I docenti, visto la ragazzina non troppo brillante, non hanno consigliato ovviamente il liceo classico, ma hanno detto, ma no, guarda,
vedete voi, un linguistico, nipotina figlia di sorella, molto legata. La nipotina armata di coraggio e dei discorsi della zia, no? Ha scelto il liceo classico, lei viene su da me, zia, non ce l'ho fatta, ho scelto il liceo classico, no? Mi hanno detto che è un po' difficile per me, però zia, a me piacciono le cose belle, tu mi dici sempre che lì imparerò a capire che cos'è la bellezza, insomma siamo lì che adesso siamo un po' preoccupate perché no, affronteremo il prossimo anno con un po' di palpitazione, però per veramente io considero lo studio dei miei colleghi di cui sono la più ignorante del pianeta Terra, una bellissima forma per allenarci a ciò che è bello, al pensiero critico, al pensiero laterale, non ci sia modo migliore di farlo. E quindi portate avanti queste vostre attività nell'impegno pubblico e ringrazio tutti i ragazzi presenti perché accolgono insieme a voi l'invito a fare insomma di questo impegno qualcosa di pubblico, di reale, di tangibile. Davvero grazie infinitamente, grazie a tutti i colleghi coinvolti, ai ragazzi, alla città, grazie. Grazie di cuore alla professoressa Guerra per queste parole sentite di grande incoraggiamento per noi, quindi particolarmente preziose. E l'Università di Bologna è presente questa sera, più nello specifico con le parole, le competenze, le voci del Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica, come la professoressa ha anticipato, che ha supportato fin dall'inizio in modo decisivo questa nostra iniziativa e quindi invito il direttore del Dipartimento, il professor Nicola Grandi, a portarci anche il suo saluto. Grazie, grazie a tutte e tutti voi, grazie in particolare a Valentina Garulli, e questa è un'iniziativa ormai cardine, diciamo, del nostro Dipartimento, ben oltre diciamo quella che si chiama terza missione di cui ci ha parlato la professoressa Guerra poco fa, perché è in realtà un anello di congiunzione ideale tra due segmenti fondamentali del percorso formativo, quindi la scuola secondaria e l'università, che diciamo agiscono in questo caso in maniera pienamente integrata e diciamo creano un percorso assolutamente condiviso. È bellissimo oggi vedere tanti ragazzi e tante ragazze qui, tanti colleghi e tante colleghe, e chissà qualcuno o qualcuna di voi proseguirà nel proprio percorso di studi nei corsi del Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica. Queste iniziative credo rendono particolarmente appunto l'idea dell'unicità del percorso e della continuità che si può creare, ma soprattutto, per riprendere quello che diceva la professoressa Guerra, rendono l'idea, diciamo, di quanto valore possa avere la cultura classica, ma anche l'esercizio sulle lingue classiche, che io credo siano tra le più efficaci tra le abilità trasversali, in quanto affrontare lo studio di una lingua classica o di una lingua antica aiuta a sviluppare competenze, diciamo, metalinguistiche, competenze di ragionamento, che credo nessun'altra attività di studio possa stimolare in maniera così efficace. Permettetemi una piccola autocitazione, nel senso che nel Dipartimento abbiamo avuto chiuso da poco un progetto sulla lingua degli studenti, delle studentesse dell'università, sulle loro capacità di scrittura, e uno dei risultati diciamo più interessanti che abbiamo ricavato è che chi ha studiato lingue classiche ha una capacità metalinguistica decisamente superiore a chi non ha studiato lingue antiche. Quindi le produzioni linguistiche di studentesse e studenti dell'università, a prescindere dal loro corso di studi, che nel loro passato hanno affrontato sistematicamente lo studio in una lingua antica, sono competenze diverse da chi non ha studiato una lingua antica. Come diceva la professoressa Guerra, questo dipende dalle capacità di ragionamento, dalle capacità di riflessione, eccetera, eccetera, che il confronto, diciamo, tra due codici in un contesto così particolare suscita. Per questo credo che tutto l'esercizio, diciamo, preparatorio a questo ultimo evento di questo percorso così ricco, così importante, per il quale ovviamente ringrazio tutti gli istituti superiori coinvolti, gli insegnanti, le insegnanti, eccetera, eccetera, abbia un valore che va al di là, diciamo, della giornata di oggi, che debba costituire un esempio e un modello, diciamo, per un percorso formativo davvero integrato. Quindi grazie a tutte e tutti voi, grazie ancora alla professoressa Garulli e buona lettura pubblica.
Grazie al direttore del nostro dipartimento e colgo l'occasione in conclusione di questo momento iniziale anche per salutare presente tra il pubblico il professor Marcus Janka, che rappresenta l'Università di Monaco, una appunto delle università partner di questo nostro progetto e che ci fa appunto l'onore di essere presente di persona qui oggi, e ringrazio naturalmente anch'io i dirigenti scolastici dei due licei che hanno appunto realizzato insieme a noi questa iniziativa, Liceo Galvani e Liceo Minghetti. Dunque, che cosa ci prepariamo ad ascoltare questa sera? Come già abbiamo sentito, questa è una lettura pubblica e questo aggettivo pubblico è un aggettivo che abbiamo ampiamente enfatizzato, anche forse un po' ostentato, e c'è un motivo. Il motivo è che appunto sintetizza, direi meglio di ogni altra parola, l'idea da cui siamo partiti, e cioè l'idea che i testi classici non siano il privilegio esclusivo di un'elite che ne fa oggetto di studio per il proprio piacere intellettuale. Al contrario, sono un patrimonio pubblico che ciascuno di noi ha il dovere di conservare e di trasmettere, naturalmente, e di cui farci anche mediatori perché davvero diventi un bene di tutti. Quindi università pubblica e scuola pubblica mettono in comune le proprie rispettive risorse nel segno di un servizio alla cittadinanza. Ma ciò che più conta, come già stato evidenziato, è che oggi a farsi mediatori del testo classico sono i veri protagonisti della scuola e dell'università, e cioè le studentesse e gli studenti. Perché tutto quello che stasera ascolteremo e vedremo è stato letteralmente costruito da loro, parola dopo parola, fotogramma dopo fotogramma, nota su nota. Infatti quella che appunto vedremo, ascolteremo, è una traduzione in parole, immagini e musica del testo antico. Ascolteremo e vedremo quello che di fatto le studentesse e gli studenti sia dei licei sia dell'università hanno letto nel testo di Aristofane, nel testo antico, e hanno pensato di portare all'attenzione di tutti noi, comunità civica, usando il loro linguaggio, un linguaggio originale, tutto loro appunto e autentico. Questo avviene tra l'altro in un tempo in cui in prima pagina ci viene costantemente segnalata la crisi del liceo classico di cui parlava prima la professoressa Guerra, e questa sera direi che sono proprio gli studenti a dimostrarci che i classici, letti naturalmente con il rigore degli specialisti e con la mente aperta dei giovanissimi, sono in grado di porci di fronte a problemi di oggi e di sempre con l'autorevolezza di una voce che viene da lontano, ma che spesso sembra conoscerci meglio di chiunque altro, o comunque sa costringerci ad assumere punti di vista altri, nuovi, sempre rivelatori in qualche modo. Quella di tradurre in particolare il teatro comico di Aristofane è già in sé una scelta rivoluzionaria, se non altro nella misura in cui Aristofane è sempre stato bandito dalla scuola, censurato per i suoi sapori forti, per la sua comicità che, come sentirete tra poco, si serve anche di un linguaggio scurrile, volgare, dissacrante, che spesso allude in modo ossessivo agli appetiti più elementari, ai bisogni fisiologici. Bene, attraverso questo linguaggio convenzionale della comicità antica, e non solo di quella antica in realtà, e quindi attraverso questa degradazione, Aristofane mette in scena il paradosso, se preferite l'utopia, di una società fondata su un egualitarismo radicale, su un comunismo, per così dire, sessuale e gastronomico, e su un potere al femminile. Ora, quale fosse davvero il punto di vista di Aristofane su questo scenario di un mondo alla rovescia, cioè se il punto di vista di Aristofane fosse rivoluzionario o piuttosto conservatore, si può discutere, lo abbiamo fatto nelle settimane passate in occasione delle lezioni tenute da specialisti, appunto da studiosi, proprio su questi argomenti. Sicuramente però, comunque stiano le cose, un genio del teatro comico antico come Aristofane
riesce sempre a porci di fronte a temi e a situazioni in grado di sollecitare ancora oggi, in modo ovviamente diverso e nuovo rispetto al passato, ma non meno vitale, la nostra riflessione collettiva. E riesce a farlo probabilmente anche nella misura in cui, di tutte le cose che possiamo fare nel mondo come donne, parlare è ancora considerata la più sovversiva. Saranno letti passi scelti della commedia, accompagnati, come anticipavo, da immagini e musiche realizzate integralmente dalle studentesse e dagli studenti, che vi proporranno le parole di Aristofane all'interno di una cornice di invenzione. Una cornice che vuole evocare la realtà del teatro, che è inseparabile dal testo di Aristofane, ma che necessariamente è assente in quella che è programmaticamente una lettura come quella di questa sera. Quindi le sequenze di apertura e di chiusura che vedrete ci faranno in qualche modo respirare l'atmosfera del teatro attraverso i momenti non canonici di un immaginario spettacolo teatrale, e poi saranno le voci, anch'esse di invenzione naturalmente, di Aristofane e della musa della commedia, Talia, a guidarci, ad accompagnarci nell'ascolto dei versi di Aristofane veri e propri, mentre sullo sfondo foto di scena scorreranno per aiutarci a dare a quelle parole antiche l'evidenza visiva e fisica anche della scena. Grazie ancora a tutti e buon ascolto.
vecchio, vecchio, mi dicono di andare in pensione, che sono da rottamare. Certo, non hanno il coraggio di venirmelo dire in faccia. Sorridono perplessi, applaudono imbarazzati, mi guardano con occhi pieni di compassione. Se mi dicessero, Aristofane, tornatene ad ammuffire coi formaggi in cantina, non saprei cosa dire. Dopotutto, chi mi rimane da sfottere? Pericle, Cleone, Socrate, Euripide, sono tutti sottoterra. E l'impero, la grande forza di Atene, ora è tanto se controlliamo l'Attica e non si va avanti né a vela né a remi. Tutto è cambiato da quando ho calcato per la prima volta la scena del grande teatro di Dioniso, quasi 35 anni fa. Allora non mi facevo la barba e adesso ne ho una più lunga di Tiresia. Oh, se solo Zeus mi concedesse un'altra idea, una sola, per questa commedia. Ma con tutte le volte in cui l'ho deriso, c'è da chiedersi perché non mi abbia ancora folgorato. Un disastro, un vero disastro. Manca un solo giorno al concorso e ancora non abbiamo il canovaccio. Aristofane. Per gli dèi, Teodoro, chi diavolo ti ha conciato così? Non sono il tuo attore preferito, caro Aristofane. Sono una donna io, una donna vera. Una donna? E che ci fai qui? Tuo marito ti ha dato il permesso di uscire di casa? Mio marito no, ma siccome hai fatto il nome di mio padre, eccomi qui. Tuo padre? Ma io parlavo del grande Zeus. Proprio così. Sono Talia, la musa della commedia. Lo dice sempre mia moglie che devo smetterla con quel vino di Lesbo. E magari lasciassi finire di parlare donne come lei per una volta? Ascolta, mi hanno mandato qui dall'Olimpo per risolvere il tuo blocco del commediografo. Il mio blocco del che? La tua vena poetica. Spiace dirlo, ma negli ultimi tempi ti sei proprio lasciato andare. Dove ti hanno insegnato a parlare così col grande Aristofane? Sull'Olimpo. Ma se per te è intollerabile l'aiuto divino solo perché viene da una donna, posso anche andarmene? No, no, non mi lascia... Volevo dire, ne possiamo parlare. Niente via di mezzo, Aristofane. Se vuoi salvare la commedia, dovrai accettare l'aiuto di una donna. Ma guarda te dove siamo finiti. E va bene. A mali estremi, estremi rimedi. Ottimo, mio buon vecchio maschilista. Adesso ascolta bene la storia che sto per raccontarti. È l'alba e una sola fiaccola rischiara la notte di Atene. La tiene in mano Prassagora, una donna ateniese giovane e determinata. Prassagora si trova ai piedi dell'Apnice, la collina di Atene, dove si riunisce l'Ecclesia, cioè il Parlamento degli Ateniesi. Dall'aria circospetta con cui si guarda intorno, sembra proprio che stia aspettando qualcosa o qualcuno. Ma come? Non è arrivata neanche una di tutte quelle che dovevano venire. E sta pure spuntando l'alba. Presto l'assemblea si riunirà e noi dobbiamo prendere posto nei seggi degli uomini senza farci scoprire. Che cosa sarà successo? Non avranno trovato le barbe da mettersi come avevamo concordato? Oppure è stato troppo difficile rubare di nascosto i vestiti dei mariti? Vedo una luce che si avvicina. Su, meglio nascondersi. E se fosse un uomo? Ecco che arriva. Andiamo, è ora. Per la strada ho già sentito il gallo cantare due volte. Io sono stata sveglia tutta la notte ad aspettarvi. Fammi chiamare la vicina, le busso alla porta. Piano, non voglio che il marito se ne accorga. Mi stavo mettendo le scarpe quando ho sentito che eri dietro la porta. Figurati se stavo dormendo. Mio marito, lo sai, è un vero marinaio.
e per tutta la notte abbiamo remato sotto le coperte. Solo adesso gli ho potuto fregare il mantello. Ecco Clinarete, Sostrata e Filenete. Su, muovetevi. Glice ha scommesso che l'ultima che arriva pagherà 3 bicchieri di vino e 1 piatto di ceci. Oh, la moglie di Smicizione, Melistica! Guardala come corre con gli scarponi. Sembra l'unica a essere scappata di casa senza problemi. Ecco, arriva anche la moglie dell'oste, Geosistrata, quella lì con la lampada in mano. E la moglie di Filodoreto, e quella di Cheretade, e ancora molte altre. La creme della creme della città. Mia cara, non sai le difficoltà a scappare di casa. Mio marito si è rimpinzato di sardine per cena. Non ha fatto altro che tossire tutta la notte. Sedetevi, ora che ci siete tutte, e ditemi, avete fatto tutto quello che abbiamo deciso alle feste scire? Io sì. Ho un cespuglio sotto le ascelle, proprio come si era detto. Poi, ogni volta che mio marito non era in casa, passavo la giornata a ungermi il corpo e a rosolarmi al sole. Anch'io. Il rasoio l'ho buttato via e adesso ho i peli ovunque. Nessuno penserà che sono una donna. E avete anche la barba, come avevamo deciso? Per Ecate, certo. La mia è bellissima. E la mia è più bella di quella di mio marito. E voi? Cosa dite? Le abbiamo tutte. Vedo che sta andando tutto bene. Avete gli scarponi spartani, i bastoni e i mantelli da uomo, proprio come abbiamo detto. Su, muovetevi. Facciamo in modo di fare tutto il resto finché ci sono ancora le stelle. L'assemblea comincia all'alba. Ci siamo preparate apposta per andarci. Sì, per Zeus. Bisogna occupare i posti sotto la tribuna, proprio di fronte ai consiglieri. Per evitare che ci riconoscano, dobbiamo metterci al primo posto e tenere i mantelli ben allacciati. Con le barbe indosso, sedute, al posto dei nostri mariti, chi non ci prenderà per uomini? Così, oggi, noi tentiamo un'impresa temeraria, prendere il governo e fare qualcosa di buono per la città. Finora non si va avanti, né a piedi, né a pedali. Ma in che modo riusciremo a parlare nell'assemblea? Siamo pur sempre donne. Niente di più semplice, lo si dice anche dei ragazzi. Quanto più si fanno sbattere, tanto più sono bravi a parlare. E questo, per fortuna, vale anche per noi. Non so, il problema è che non abbiamo esperienza. È proprio questo il motivo per cui siamo qui, per preparare ciò che dovremo dire lì. Quindi, tu e le altre, vi siete esercitate a parlare? Sbrigatevi a mettervi la barba. Ma cara, e secondo te, proprio noi donne non sappiamo discutere? Allora vieni tu, su. Legati la barba e ora fai finta di essere un uomo. Per quanto mi riguarda, mi prendo questa corona e vado là a parlare per tutte voi. Prego gli dèi che questo piano vada a buon fine. A me, tanto quanto a voi, sta a cuore questa patria. Soffro e sopporto a stento tutte le sventure della città. Vedo che è sempre governata da dei poco di buono. E se uno di questi fosse anche onesto per un giorno, sarebbe un ladro per gli altri 10. E se ti affidi a qualcun altro, farà cose ancora peggiori. Certo che è difficile far ragionare voi uomini. Siete difficili da accontentare. Avete paura di chi vuole il vostro bene e ogni volta supplicate chi vuole danneggiarvi. Siete proprio voi, cittadini, la causa di tutto questo.
prendete lo stipendio direttamente dallo Stato. Eppure badate soltanto a voi e al vostro guadagno. Lo Stato va a rotoli, ma se date retta a me, potete ancora salvarvi. Dico che bisogna affidare la città alle donne. Non per niente già ci affidiamo a loro, in casa, per amministrare e dirigere tutto. Giusto per Zeus, giustissimo, bravo, continua. Vi dimostrerò quanto siano migliori di noi in ciò che fanno. Innanzitutto, lavano a mano i capi di lana, come si usava una volta. E nessuna prova a fare diversamente. Gli ateniesi, invece, anche quando va tutto bene, non si danno pace finché non si inventano qualcosa di nuovo. Le donne fanno da mangiare, come una volta, portano a casa la spesa, come una volta, sfilano in processione, come una volta, stendono la sfoglia, come una volta, sfiancano i mariti, come una volta, si portano a casa l'amante, come una volta. In cibo e delizie non badano a spese, come una volta. Amano il vino schietto, come una volta, e amano farsi fottere, come una volta. Perciò, uomini, poche chiacchiere. Lasciamo a loro il governo della città. Non chiediamoci che cosa hanno intenzione di fare. Semplicemente, lasciamoli governare. E teniamo a mente una sola cosa, che ogni donna è una madre e che ogni madre farebbe di tutto per salvare il suo soldatino. E poi, chi meglio di una madre potrebbe mandar loro scorte di cibo? Quanto al denaro, non c'è nessuno più abile delle donne a procurarselo. Se governassero loro, nessuno saprebbe ingannarle. Tanto sono abituate a ingannare gli altri. Non dico altro, datemi retta e vivrete felici. Affidare la città alle donne? Che pazzia! Eppure l'ho già sentita da qualche parte. Quella Prassagora, a dirla tutta, mi ricorda una certa Lisistrata. Non farti prendere la mano. Lisistrata e le sue amiche scioperavano per la pace rifiutandosi agli uomini. Prassagora e le altre donne, invece, combattono per il potere con una cosa che gli uomini non hanno. E che cosa? Un po' di sale in zucca. D'altronde, Metis, l'astuzia è femminile. Eppure la modestia, a quanto pare. Ma torniamo al copione. Dopo che le donne si sono organizzate, è giunto il momento che cominci l'assemblea. Esatto, ma sarebbe assurdo rappresentarla sulla scena, non credi? E perché mai? Perché ora devono entrare quelli che, per una volta tanto, non sono i protagonisti della storia, gli uomini. Senti che cosa ho in mente. Non metteremo in scena il dibattito e la votazione, ma ci faremo raccontare tutto da uno dei partecipanti all'assemblea. Lo chiameremo Cremete. Non mi convince. Questo Cremete che era all'assemblea, a chi dovrebbe mai raccontare quel che è successo? La risposta è semplice. A Blepiro, il marito di Prassagora, che è dovuto restare a casa come noi donne perché la moglie gli ha rubato scarpe e mantello. Che cos'è successo? Come mai così tanta gente in strada, così presto? Ma come perché? In assemblea c'era in ballo la salute della città. Si è alzato in piedi un giovane, di bell'aspetto, bianco come la neve, e ha iniziato a parlare. Diceva che bisognava affidare la città alle donne, e in massa gli applaudivano i calzolai. Gridavano, hai ragione, mentre i contadini sbuffavano. E hanno ragione, per Zeus. Ma erano in minoranza, e quello ha avuto la meglio con l'ora degli altri. Diceva tante cose buone sulle donne,
e altrettante cattiverie su di te. E cosa ha detto di me? Innanzitutto, che sei un infame. E di te? Aspetta, poi hai detto che sei un ladro. Solo io? E che sei anche un bugiardo. Solo io? E anche questa gente qui. E chi può dire altrimenti? E diceva che le donne sono esseri accorti, che sanno far soldi e che non raccontano in giro i loro pettegolezzi, come facciamo io e te, invece, per quello che viene deciso in consiglio. Per Hermes, anche questo è vero. E poi ha detto che si prestano vestiti, gioielli, soldi e trucchi, da sole, senza bisogno di testimoni. E poi restituiscono tutto, senza inganni, come fanno molti di noi. E con anche i testimoni. Non fanno la spia, non fanno cause, non fanno congiure contro la democrazia e molte altre belle parole. E che cosa si è deciso? Di affidare lo Stato a loro. L'unica cosa che non è mai successa in questa città. È già stato deciso? Ma ascolti che cosa ti ho detto. E tutti gli incarichi pubblici sono stati dati a loro? Proprio così. E quindi in tribunale non ci vado più io, ma mia moglie? E a mantenere la famiglia non ci penserai più tu, ma tua moglie. E non tocca più a me lamentarmi? No, per Zeus. Tutto ormai è a mano alle donne. Tu limitati a restare a casa e scorreggiare. Se gli ateniesi sono tutti come questo Blepiro e Cremete, non mi stupisco che la spedizione in Sicilia sia andata come è andata. Ma ormai anche tu, mia cara Talia, converrai che lo scherzo è bello quando dura poco. Quanto ci metterà Blepiro, anche se è uno zuccone, a scoprire quel che ha fatto sua moglie fuori casa e a darle la lezione che si merita? Corri troppo con la fantasia, mio caro Aristofane. E così finiscono per sfuggirti tutti i segreti che si tramano dall'altra parte del telaio. Chi ha detto, per esempio, che Blepiro debba venire a sapere qualcosa? Beh, Prassagora dovrà pur tornare a casa, ed è vestita da uomo. Si è già cambiata di nascosto, appena finita l'assemblea. Ma il marito vorrà sapere da lei tutta la verità. Certo, ma chi la costringe a dirgliela? E Blepiro si farà fregare un'altra volta? Precisamente. E adesso fai attenzione, perché Prassagora ha ripreso la parola. Vuole spiegare le leggi della nuova città di Atene, guidata dalle donne. Tutto sarà in comune per tutti. Il cibo, la terra, il denaro, perfino l'amore. Nessuno di voi risponda ora, e neppure mi interrompa bruscamente prima di ascoltare e comprendere il mio piano. Propongo che tutti noi condividiamo tutto e che abbiamo in comune ogni cosa e che ciascuno se ne serva per vivere. E non che uno sia ricco e un altro povero, né che uno lavori tanta terra mentre l'altro non ne abbia abbastanza da essere sepolto. Né che uno utilizzi molti schiavetti, mentre l'altro non ne abbia neanche uno. Piuttosto metterò tutto in comune per tutti. E come lo farai? Continua a interrompermi e non ho ancora iniziato. Anche se iniziassi a mangiare merda, me la ruberesti dal piatto. Addirittura, anche le merde condivideremo. Per Zeus, te lo stavo per dire. Anzitutto renderò la terra comune a tutti, come anche il denaro e le altre cose che ciascuno possiede. Poi, una volta condivisi tutti i beni, li useremo per campare, perché siamo massaie parsimoniose e attente. E come la mettiamo con uno che non possiede terra, ma monete d'oro e d'argento di nascosto? Le dovrà lasciare nel mucchio, e se non ce le mette, non fa il buon cittadino. È proprio così che le ha guadagnate. Ma tanto non gli servirà niente. E perché? Nessuno farà niente spinto dalla povertà, perché tutti avranno tutto. Pagnotte, fettine di pesce, focacce, mantelli, vino, corone e fave. Qual è il guadagno nel tenerseli per sé? Se lo trovi, dimostramelo. Ma non sono proprio i ricchi a rubare? Una volta, quando avevamo le leggi di prima. Ora che la vita è in comune, che guadagno c'è a non deporre? Se uno vede una ragazza e gli viene voglia di andare a fondo, potrà farle un dono prendendolo dal mucchio. E così
proprio perché tutto sarà di tutti, ci potrà andare a letto. Ma ci può andare a letto gratis. Metterò in comune anche le donne per tutti gli uomini, perché possano dormire con loro e farci dei figli, se lo vorranno. E allora, come si eviterà che tutti si buttino addosso la più giovane? Semplice. Mettiamo quelle brutte, con la faccia da scimmia, di fianco a quelle belle. E quando uno desidererà la bella, prima dovrà sbattersi la brutta. E come facciamo noi vecchi? Se andiamo con le brutte, non ci abbandonerà l'uccello ancor prima di giungere dove dici tu? Non faranno la guerra per te, non temere. Non faranno la guerra. Riguardo a... Perché tu ci dorma assieme e tanto ti basti. La tua idea ha un senso. Col tuo proclama, infatti, nessun buco resterà vuoto. E con i maschi che farai? Perché le donne eviteranno i più brutti e andranno coi belli. Gli uomini bruttini faranno la scorta ai belli quando usciranno dal banchetto. Li sorveglieranno in pubblico. E non sarà lecito per le donne trascorrere la notte con quelli belli e alti prima di aver compiaciuto quelli brutti e bassi. Ma se viviamo così, come può ciascuno riconoscere i suoi figli? Ma che bisogno ce n'è? Di volta in volta penseranno che ogni uomo più anziano sia il loro padre. Beh, già ora che lo conoscono, lo ammazzano il padre. Figuriamoci se non lo conoscono. Ammazzeranno tutti i vecchi. E che cosa accadrà se non lo conoscono? Gli pisciano in testa? Certo che no, perché chi sarà lì vicino non lo permetterà. Una volta non gli fregava niente a nessuno se un estraneo menava i padri degli altri. Adesso, se sentiranno qualcuno venire picchiato, interverranno subito per timore che la vittima sia il proprio padre. E la terra? Chi è che la coltiverà? Gli schiavi. E a te, quando saranno le 10, importerà solo di andare a pranzo tutto bello profumato. E per i mantelli come faremo? All'inizio avrete quelli che ci sono già. Poi gli altri li tesseremo noi. Una sola cosa ancora. Se uno perderà una causa in tribunale, da dove tirerà fuori i soldi? Non è giusto che prenda il denaro pubblico. Ma non ci saranno più neppure i processi. Questo tuo discorso ti distruggerà. Lo penso anche io. Perché mai si dovrebbero fare delle cause? Per molti motivi, per Apollo, ma soprattutto per uno. Se il debitore non vuole pagare il suo debito. E da dove ha preso il denaro il creditore, se è tutto in comune? Deve per forza averlo rubato. Hai ragione anche tu, per Demetra. E allora, spiegatemi questo. Chi viene accusato di violenza, se lo fa da ubriaco, da dove prenderà i soldi per pagare? Dal pane che mangia ogni giorno. Glielo togli e lui non sarà più violento in modo così avventato una seconda volta, se viene punito nello stomaco. E non ci sarà più nessun ladro? Perché dovrebbe rubare ciò che è anche suo? E le persone non verranno più derubate di notte? Non se passi la notte a casa. Ma neanche se dormi fuori, come succedeva prima, perché tutti avranno di che vivere. E se uno vorrà rubare qualcosa, subito questa gli verrà data. Perché opporsi? Si andrà a prendere dalla roba comune qualcosa di migliore. E gli uomini non giocheranno neppure più a dadi? Perché dovrebbero. Ma che razza di vita ci proponi? Tutto in comune per tutti. Voglio che la città sia una sola casa e che tutto si riduca a un unico ambiente, perché ci si possa sempre incontrare. Il pranzo? Dove lo servirai? I tribunali e i portici tutti saranno sale da pranzo. E la tribuna politica? Che uso ne farai? Ci metterò le brocche per il vino e per l'acqua. E i ragazzi potranno cantare in poesie epiche i coraggiosi in guerra. E, se c'è stato qualche vile, che non venga a pranzo per la vergogna. Per Apollo, bella idea. Invece le urne del sorteggio dove le sposterai? Le metterò in piazza e poi, radunati tutti sotto la statua di Armodio, il nostro liberatore, farò il sorteggio finché ciascuno se ne andrà contento, sapendo in quale parte gli è toccato pranzare. L'araldo chiamerà al portico del re quelli del gruppo R, al portico di Teseo quelli del gruppo T e al mercato del grano quelli del gruppo P. P? Perché se lo papperanno tutto? Ma no, per Zeus, perché lì ci sarà il loro pranzo. E invece a chi non sarà estratta la lettera con il luogo per pranzare, verrà cacciato via? Su, su, è ora. Ecco, donne, è il momento. Se veramente vogliamo fare tutto questo, dobbiamo andare al banchetto. E anche tu, Blepiro, muovi i piedi a ritmo. Agli ordini. Eppure queste, che sono a digiuno, seguono con le loro gambette il ritmo.
Presto arriveranno ostriche, tranci di pesce, razze, gattucci, cervella, frattaglie piccanti, pezzetti di silfio, formaggi, miele, tordi, merli, colombi, piccioni e poi galletti arrosto, cefali, quagliette, colombe, lepri, alucce da sgranocchiare. E tu, se hai sentito tutto questo, prendi subito la salsiera e serviti di corsa la polenta. Buon appetito! Ma gli altri saranno già affamati. Alzatevi, forza, pranzeremo. Evviva, 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 come per una vittoria. Evviva, 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 evviva. Devo proprio ammetterlo, Thalia. Questo copione è un lavoro coi fiocchi. Per essere di una donna, naturalmente. E sento però che manca qualcosa, un che di burlonesco e piccante, insomma, qualcosa di aristofanesco. Intendi dire una scena dove Cremete, convinto dalle parole di Prassagora, corre a radunare i suoi averi per portarli sulla piazza e metterli in comune con gli altri cittadini? Sì e no. Qualcosa di più, come posso dire, spinto. Ho già capito dove vuoi andare a parare. Tu vuoi che un bel ragazzo, innamorato di una ragazza altrettanto bella, venga costretto, conteso da un'orribile vecchiaccia a cui per legge spetta la prima notte. Dico bene? Favoloso! Ma già che ci siamo, facciamo che le vecchiacce sono due. Ecco, mi sono salvato anche quest'anno. La commedia è veramente finita. Ne sei così sicuro? Certo, Thalia. Che altro dovrebbe mancare? Sin dall'inizio hai detto che questa idea delle donne al potere ti sembrava un paradosso, un mondo al contrario, una carnevalata. Ma tu sai meglio di me che una festa non può finire prima del banchetto, della buffata che ci ricorda che un mondo delle donne non è il mondo reale in cui viviamo, ma che potrebbe o dovrebbe esserlo. La morte, mia cara musa, per me ormai bussa alla porta e di certo, finché vivo, non vedrò mai qualcosa di incredibile come delle femmine a reggere lo Stato. Ma stai pur certa, mia salvatrice, che se questa utopia di un mondo in cui le donne parlano e contano qualcosa si realizzerà, di certo tu otterrai la palma tra le commediografe. Quanto al banchetto, ora che mi ci fai pensare, mi è venuta in mente un'ideuzza niente male per la festa. Thank you.
Bene, grazie a tutti per l'attenzione con cui avete seguito tutto il lavoro che è stato fatto. Siamo al momento dei ringraziamenti, che vogliono essere non tanto un rito quanto un riconoscimento pubblico anch'esso, come giusto, dell'impegno che è stato dedicato da tante persone a questo progetto. Innanzitutto le colonne del progetto, cioè i docenti dei due licei, Galvani e Minghetti, quelle persone che una società civile matura, credo, non dovrebbe mai smettere di pensare con riconoscenza. Li ricordo in ordine alfabetico, rigorosamente: Maria Carlotta Bendandi, Zeno De Cesare, leggo tutti i nomi e poi facciamo un applauso collettivo. Quindi la professoressa Maria Carlotta Bendandi, dicevo, Zeno De Cesare, Elisabetta Farnetti, Anna Stella Marabini, Aureliana Mazzarella, Lia Reggiani, Olimpia Regnicoli, Pietro Rosa e Sonia Stelluto. Grazie a tutti voi. Preparatevi a un'altra lunga lista, questi sono i nomi delle studentesse e degli studenti che hanno portato fino a noi le parole di Aristofane traducendole, quindi le traduttrici e i traduttori. Li ricordo in ordine alfabetico ancora: Rebecca Cabbia, Chiara Calarco, Caterina Capanna, Giulia Capobianco, Costanza Cavalieri, Gabriele Cavalleri, Letizia Cela, Laura Cioli Puviani, Elena Cossu, Angelica Dallari, Martina Dugato, Agata Greco, Anna Iannini, Rosalinda Sara Lopez Pegna, Camilla Molari, Martina Monti, Nina Orsini Ramazzotti, Matilde Panzacchi, Diego Re, Roberta Renda, Adele Revelino e Lisa Rusticelli. Quindi le lettrici e i lettori che hanno dato voce invece alle parole di Aristofane, sempre naturalmente dei due licei, Galvani e Minghetti: Tommaso Bernacchi, Giulia Capobianco, Letizia Cela, Laura Cioli Puviani, Camilla Molari, Alice Muzzi, Matilde Panzacchi, Beatrice Stracciari, Lorenzo Madrid Zuniga. E poi ci sono le studentesse e gli studenti della nostra università che hanno portato le loro competenze specialistiche, tecniche e anche le loro passioni in questo progetto. C'è una precisazione che mi sta a cuore fare: il gruppo di lavoro degli studenti universitari inizialmente includeva studenti di lettere e di filologia, come è giusto e naturale che sia. Il gruppo però si è spontaneamente, direi meravigliosamente, arricchito di studentesse e di studenti di diverse aree disciplinari, da giurisprudenza a ingegneria chimica, da neuroscienze a ingegneria biomedica, da agraria ad AMS. E questo, direi, se ce ne fosse bisogno, è una conferma del fatto che la parola dei classici ci riguarda tutti. E allora, la regia è di Mattia Belletti con... con l'assistenza di Camilla Graziani e di Mattia Migliarino. I testi della cornice sono di Noemi Coppola e Francesco Faccioli, che hanno... dato la voce rispettivamente a Thalia e ad Aristofane. La registrazione delle musiche è di Francesco Faccioli e Camilla Graziani e
E per quanto riguarda invece l'esecuzione delle musiche che avete ascoltato, i musicisti che hanno collaborato sono stati Francesco Faccioli al pianoforte, si è occupato anche del progetto, Olimpia Neri, Roberta Renda, Gaia Strazza sempre al pianoforte, Caterina Capanna, Vittorio Nanetti, Sara Pini Ugolini al violino, Nina Orsini, Arianna Pomponio alla viola, Giordano Bruno Masala al violoncello. Gli allestimenti che avete visto nei video e nelle fotografie si devono ad Aurora Marcì, Maria Sole Sabatini, Lorenzo Maiuri, Alice Zucchini, Elena Mignani. Il trucco di Roberta Mignani, di Giulia Cusimano e di Agnese Vulcano. I costumi sono di Beatrice Montalto. Ha prestato la sua consulenza teatrale Davide Dall'Oglio. E poi i volti che avete visto sia nelle foto che nei video, che sono di Francesco Baldanza, Daniele Barsacchi, Emma Bruschi, Claudia Camarda, Martina Carelli, Pietro Luca Cassarino, Edoardo Cecchini, Laura Cioli Puviani, Sofia Costantini, Martino Damiani, Alessandro Della Porta, Elettra Domini, Francesco Faccioli, Lavinia Fanelli, Giulia Galeotti, Emma Metastasio, Gabriele Marotta, Adelaide Moi, Alice Muzzi, Susanna Bigli Olivieri, Giorgia Predieri, Sara Querzè, Giorgio Ruffino, Irene Tarozzi, Chiara Toccarelli, Giulia Tori, Matilde Vannella e Francesca Tugnoli. Bene, grazie ancora a tutti voi per essere stati qui e alla prossima lettura.